Voglio dire una cosa a tutti questi saccenti che ci parlano della scienza e che trattano chi si sente violato nella sua libertà, chi si sente emarginato, chi si sente colpevolizzato come dei poveri ignoranti che non sono informati, che credono alle fake news, che sono egoisti. Avete mai provato ad essere in minoranza? Avete mai provato a sentire dentro una spinta che vi dice no, così no? Avete mai provato a sentire dentro una voce che ti dice segui ciò che senti nel profondo, non farti convincere. Sarebbe molto più comodo essere dalla parte dei vincenti, dei normali, essere dalla parte del mainstream, metterti sistemato bene, andare in televisione o guardarti intorno, chiacchierare con la gente e sentirti parte di una comunità che allegramente segue le direttive. Sarebbe molto più facile, non te lo sei mai chiesto. Non te lo sei mai chiesto che non ci sono solo i rincoglioniti, negazionisti o quelli che vogliono tirare l'acqua in qualche modo al loro mulino. Non ti sei mai chiesto che ci può essere qualcuno che sente dentro una voce profonda, una chiamata, un senso di essere al suo posto e che sopra ogni cosa decide di seguire questa spinta interiore. Allora uno potrebbe dirmi, sì, ma tu che fai tanto il compassionevole, l'accogliere le posizioni diverse dalle tue, poi in realtà sei semplicemente un Novax. No, semplicemente il mio cuore, la mia anima, il mio spirito, la mia mente, le mie ossa, la mia carne mi dicono di non seguire la via indicata dai soggetti che decidono per noi. Semplicemente mi dicono no. Semplicemente lo sento dentro. E allora comincio a guardarmi intorno, comincio a informarmi, comincio a studiare, comincio a ricercare, a raccogliere informazioni, a fare dei video, ne ho fatte una ventina, a leggere testi, a guardare oltre la narrazione ufficiale. E non mi va di essere trattato come un sognatore egoista, un po' ipocondriaco, un po' paranoico, un po' individualista, scientista approssimativo che non sa e che non ritiene di seguire il verbo della scienza. Fate quello che volete, ma rispettate la minoranza, anche se fosse, come cercate di far credere, ignorante, fanatica, anche se fosse, ma mi spiace per voi, non lo è, mi spiace per voi, informatevi. Informatevi. Allora vedrete che c'è chi ci perde le giornate a studiare, a informarsi. C'è chi semplicemente segue quello che sente giusto prima di prendere delle posizioni. Prima per forza, quindi poi ricerca e magari condivide informazioni diverse da quelle ufficiali.
sembra che prenda una posizione. È un semplice tentativo di salvaguardare il proprio diritto di esistere spiritualmente, umanamente, in una posizione di minoranza. Dov'è la vostra etica? Dov'è la tutela delle minoranze? Dove sono i diritti dell'uomo e della donna e dei transgender e dei LGBTQRSPQZ? Dove sono? Ascoltare e considerare il fatto che qualcuno può anche sentire dentro e avere dentro un daimon, un maestro interiore che gli dice così no, non cadere nell'agguato, non cedere al desiderio di essere normale. Rispetto, signori.